City tour del videogiornale, tappa San Leone, frazione marina di Agrigento. Sopralluogo tra le spiagge e non solo. Gli interventi al microfono, Dario Piparo. Partita una settimana fa la pulizia delle spiagge, mettendosi alle spalle una sfilza di polemiche. Polemiche che riguardano essenzialmente due fronti. Il primo riguardo al ritardo ingiustificabile dell'inizio delle procedure, specie in relazione alla latitanza di un senso civico che va presa in considerazione. Il secondo motivo di scontro si concentra sul lato più pratico, cioè riguardo alle modalità. Si ipotizzò a un certo punto la possibilità di utilizzare personale comunale per favorire la raccolta e quindi risparmiare sulle assunzioni estive. Ipotesi scartata con l'impiego del personale stagionale che alla fine dei conti ha prodotto solo un ritardo significativo, ma anche qui sono sorte le naturali divergenze, non ultimo il consigliere del PD Marco Vullo che si è espresso chiedendo ai vertici amministrativi conto e ragione sui metodi di assunzione e costi che andranno dritti dritti nelle bollette, chiedendo una procedura di trasparenza. Intanto siamo tornati sulle spiagge di San Leone, dove la situazione è sicuramente più vivibile rispetto all'ultima nostra perlustrazione. Banchi di sabbia molto più puliti come le vie d'accesso ai bagnasciuga, ma ciò nonostante la situazione scontenta ancora parte dei bagnanti. Non è mica pulita. Quindi ancora non la soddisfa? No. Lei signora? È uguale, perché non è che, anzi meno male che ora l'hanno pulita, ma pochi giorni fa sembrava una spazzatura completa era. Sì. No. Però comunque a seconda sì, i suoi. Sì, adesso è bene. Discreto. Potrebbe essere ancora meglio, ma comunque ci accontentiamo. Abbastanza pulita, diciamo. Ci si può stare, insomma. Ci si può stare, a parte il vento, oggi la giornata non è delle migliori, ma si può stare, diciamo. Però spiagge acqua, insomma, va bene. Per ora vanno bene. Rispetto agli altri giorni è più pulita. Dopo l'inizio delle pulizie è un'altra cosa. Sì, sì, all'inizio proprio, ma già parliamo di primi di luglio, ancora era sporchissima come spiaggia. Speriamo la balneazione, non sappiamo, ogni anno c'è sempre il solito problema della rottura delle fognature, ma d'altronde è un peccato non venire su questo bel litorale. Quindi lei continuerà a venire a San Leone? Sì, sì, noi siamo clienti abituali. Signora, le posso chiedere come ha trovato la spiaggia oggi? Io abito a Milano, sono molto delusa. Come mai? Non lo so, guarda. Vengo perché ho la casa, se no non sarei mai più venuta ad Agrigento. Si aspettava qualcosa di diverso? Sì, 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 sì. Un esempio? Pulizia, il mare sporco, organizzazione, se vuoi metterti qua non c'è neanche qualcosa da bere, da... non lo so, guarda, non ho parole. È più pulita delle altre volte, ma ancora non ci siamo. Non è ancora all'altezza della fruizione? Secondo me no, non ci siamo. Tutte le mattine dovrebbero passare con quel macchinario per pulire, non so come si chiama, per pulire le spiagge. Come al solito, sempre la stessa maniera, c'è un po' di sporcizia. Cosa dovrebbe migliorare? Beh, c'è molte cose abbandonate, molte cose lasciate perdere così alla deriva, ecco. E poi i servizi igienici, docce, cose che non ci sono. Questo qui invece è un contenitore in Eternit a due passi dall'arenile. Bene, questa immagine dovrebbe essere paradossale come vedere un dromedario sui ghiacciai, invece è reale, tratta dalla lingua di sabbia tra Villa Pertini e Mare Nostrum, ma i paradossi ormai si sprecano su chi continua imperterrito a distruggere ecosistema, salute e gli ultimi sprazzi di civiltà. Intanto fa sapere il consigliere Di Rosa che la ditta specializzata ha effettuato un sopralluogo e attende l'autorizzazione dell'ASP per procedere alla rimozione. Si tratterebbe di più di recidiva. Nello stesso luogo, già un altro contenitore del genere era stato rimosso pochi mesi fa.